30 anni dalle stragi di mafia. In esclusiva al TG1 le immagini mai viste di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e del pool antimafia in un momento conviviale che è rimasto riservato fino ad oggi. L'inviata Maria Grazia Mazzola. Ecco qui, proprio questo sedile guidava il giudice Giovanni Falcone, alla destra la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Questo che vedete è quello che rimane della sua macchina perché lui era alla guida. Falcone ha rallentato quel tanto che non siamo andati a finire sulla linea di fuoco. C'era un rapporto di fiducia tra lei e Giovanni Falcone al punto che le consentì una sera di riprendere con una videocamera delle immagini che nessuno di noi ha mai visto. Eravamo il gruppo di lavoro del pool antimafia. Gli ho chiesto il permesso, mi ha detto ok, va bene. Sono immagini esclusive, mai viste, di un Giovanni Falcone felice con la moglie Francesca Morvillo in una cena di lavoro col pool antimafia che considera la sua famiglia. È il 1986 e Paolo Borsellino è diventato procuratore a Marsala. Ecco i colleghi Leonardo Guarnotta, Gioacchino Natoli, Ignazio De Francisci. Ed ecco i collaboratori di fiducia, dalla segreteria all'autista Giuseppe Costanza, che filma questa cena, e Giovanni Paparcuri. È lo sguardo incantato che non avevamo mai visto.